Voglio ancora una volta partire da questo interrogativo. La santità è riservata allora ai virtuosi, ai perfetti? Gesù ci dice nel Vangelo che lui è venuto ad annunziare la buona novella ai poveri. Allora, vedete, la santità è offerta necessariamente a chi è povero, a chi diventa povero, a chi si fa povero. Non bisogna mai confondere la santità come un raggiungimento di perfezione basato sulle proprie capacità e le proprie virtù naturali, ma semplicemente come un dono e una grazia di Dio. Un grande scrittore, autore spirituale, un monaco carmelitano, teologo, sacerdote, Wilfried Stinisen, morto nel 2013, dice della povertà del cuore, queste parole che tra poco vi leggerò, e indica la povertà del cuore come la via privilegiata verso la santità. Ma ascoltiamo quello che dice padre Stinisen, perché è veramente profondo e vero. La povertà del cuore non è sempre molto bella e non è necessariamente il frutto maturo della virtù e dell'ascesi. Può invece essere umiliante, può essere un handicap fisico o psichico, ma ciò che rende inutile una persona agli occhi del mondo è proprio quello che può darle libero accesso al regno dei cieli. Ciò che ci rende inutile agli occhi del mondo, questo ci fa accedere al regno dei cieli, questo ci fa santi. E continua padre Stinisen: se diciamo sì a Dio, scegliamo la via stretta che porta al regno dei cieli. La nostra povertà diviene così beata e noi diventiamo gli umili servitori o le umili serve del Signore per i quali egli potrà fare grandi cose come Maria. Una verità sta al centro del Vangelo. Dio si è fatto uomo per salvare i poveri. La povertà e la debolezza non sono mai un ostacolo. Gesù non è venuto per i sani, ma per gli ammalati. Dal momento in cui decidiamo di non respingere più la povertà e l'angoscia, ma di accoglierle nella libertà, Gesù può diventare per noi quello che il suo nome significa, cioè colui che salva. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!